Ministro Pieramonti, quali sono i suoi commenti a caldo su questo incontro con la comunità italiana di ricerca e innovazione? Allora, è fondamentale che anche l'Italia cominci a parlare con una voce quando si tratta di ricerca. È una questione essenziale, in Europa dobbiamo avere un peso più significativo, siamo molto bravi come ricercatori, ma non riusciamo a fare gioco di squadra. In passato e anche in tempi recenti non abbiamo avuto i risultati che ci saremmo auspicati. Quindi è importante che incontri come questi possano fornire l'occasione perché, tanto per cominciare, una parte della comunità italiana della ricerca si ritrovi e poi possa dialogare in maniera diretta con le autorità europee. Noi in Europa stiamo facendo un buon lavoro, dopo anni anche di assenteismo da parte della politica di vertice nei negoziati europei sulla ricerca. Oggi un viceministro è lì costantemente a seguire il dossier in prima persona e quindi ha bisogno anche che le autorità europee vedano che dietro al viceministro esiste anche una comunità che è attenta. Grazie. Quali sono i prossimi passi per l'Italia verso Horizon Europe? Allora, quello che è fondamentale in questo momento di negoziale è che noi arriviamo con forza e anche in coordinamento con gli altri paesi per garantirci il miglior outcome, il migliore risultato possibile dal punto di vista dei negoziati. Che tematiche entreranno, quali saranno le missioni di ricerca più importanti, perché se vicina agli interessi di ricerca del nostro paese avremo una chance in più, una possibilità in più di avere successo quando poi si avvierà il programma quadro. E poi la fase successiva sarà proprio quella di preparazione affinché le nostre università e i nostri centri di ricerca facciano bene nella stesura di progetti. Noi siamo molto bravi nel prepararli i progetti, ma non altrettanto bravi nel vincerli, ancor meno i progetti che ci vedono come coordinatori, quindi con un ruolo sia di guida di ricerca che di finanziamento importante. E quello che bisogna capire, molto spesso la politica non l'ha capito, è che quando si va in Europa anche con dei tecnicismi e delle preparazioni che non sempre abbiamo. Quindi abbiamo da oggi al 2021, abbiamo qualche anno per prepararci bene, prepararci sia dal punto di vista universitario degli enti, sia dal punto di vista delle agenzie che aiutano i ricercatori italiani a preparare bei progetti, a farli in maniera intelligente ed efficace e poi a vincerli e a gestirli. Questo è importantissimo che lo facciamo perché questa programmazione che andrà dal 2021 al 2027 sarà potenzialmente una grande boccata d'ossigeno per la ricerca italiana, dove questo governo già vuole investire di più e farlo in maniera più diretta ed efficace, ma ovviamente se a questo uniamo le risorse che vengono messe a disposizione dal programma quadro da 100, potenzialmente 120 miliardi in 7 anni, significa un volano importante per il nostro settore di ricerca. Grazie, buon lavoro. Prego.